Benvenuti all'appuntamento di domenica con Tris Telegiornale sul canale 172. In apertura parliamo del treno barocco che riparte nell'ambito dell'iniziativa I binari della cultura con una doppia destinazione da Siracusa, Noto e Modica. I particolari nel nostro servizio. Al via da oggi l'iniziativa I binari della cultura. Riprendono dunque gli appuntamenti con i treni storici. Due gli itinerari in programma da Palermo con il treno regionale, con il quale è possibile raggiungere Agrigento Centrale, dove parte il treno storico con destinazione Valle dei Templi, Porto Empedocle e Scala dei Turchi. L'accesso all'area archeologica, come ogni prima domenica del mese, è gratuito per tutti e consente ai turisti di poter visitare il più grande parco archeologico del mondo nella sua interezza. Il transfer da Porto Empedocle succursale alla Scala dei Turchi, dove sarà possibile trascorrere un'intera giornata in una delle spiagge più belle al mondo. Il ritorno da Porto Empedocle succursale, mentre chi dovrà proseguire per Palermo usufruirà del treno regionale che parte da Agrigento Centrale. A Siracusa nuovo appuntamento con il treno del barocco. Dopo il grande successo delle domeniche precedenti, questa volta le antiche e prestigiose carrozze a 100 porte raggiungono le città di Noto e Modica per effettuare delle escursioni guidate nei rispettivi centri storici. La Guardia di Finanza adesso, Guardia di Finanza che ha pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 3 allievi finanzieri, appunto riservato ai congiunti delle cosiddette vittime del dovere. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 luglio 2016, quarta serie speciale numero 33 del 26 aprile 2016, è stata pubblicata la procedura di selezione per il reclutamento di 3 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio con invalidità non inferiore all'80% della capacità lavorativa. Possono partecipare cittadini italiani, donne e uomini che alla scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano compiuto il 18° anno di età, non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Le domande di partecipazione devono essere compilate esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it, area concorsi online, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è l'11 agosto 2016. I vincitori della procedura saranno ammessi al corso di formazione in qualità di allievi finanzieri. Ulteriori informazioni sul reclutamento sono disponibili sul sito internet del corpo www.gdf.gov.it. La cronaca sindacale adesso, perché i paradossi dell'estate siracusana fra ferie pubbliche e disoccupazione privata, se ne è occupato il sindacato di categoria della CISL, cioè la FILCA. Vediamo il servizio. I paradossi dell'estate siracusana, chi può andare in ferie e chi non può andare a lavorare perché i primi sono in vacanza. Questo è il sarcastico commento del segretario generale della FILCA CISL Ragusa Siracusa, Paolo Gallo, su quanto sta accadendo in questi giorni nel capoluogo aretuseo. Succede, sottolinea, che per l'assenza del personale addetto non possono essere definite le richieste di autorizzazione edilizia per mancanza dei prescritti pareri igienico-sanitari. Questo nonostante i lauti diritti di segreteria già versati e nonostante le richieste dei privati siano ormai sempre meno per l'acuirsi della crisi del settore. Ritengo che una maggiore sensibilità e organizzazione interna, aggiunge ancora Gallo, avrebbe potuto evitare questi incresciosi ritardi. Credo che proprio per lo stato di crisi imperante, soprattutto nel settore dell'edilizia, la burocrazia pubblica dovrebbe rendersi conto dei disagi che sta provocando non soltanto alle aziende, ma soprattutto ai lavoratori e alle famiglie di questi. Il disappunto è ovvio, conclude il segretario della FILCA territoriale, ma appare incomprensibile la leggerezza con cui si sta affrontando questo problema e l'incapacità di rendersi conto delle conseguenze sociali di tale disorganizzazione. Chiediamo agli enti di attivarsi da subito cercando di porre rimedio a qualcosa che in una comunità responsabile non dovrebbe mai accadere. Ci occupiamo di Punta Izzo, stop alla militarizzazione per l'istituzione di un parco naturale e culturale. Oggi un presidio cittadino alla spiaggetta del lungomare Granatello, ad Augusta. Vediamo.
Punta Izzo è esempio emblematico della generale privazione di spazi a uso civico e di accessi al mare subita dalla comunità di Augusta a causa delle servitù militari, dell'inquinamento industriale, degli scarichi fognari, delle privatizzazioni e del connesso abusivismo edilizio. Una problematica questa particolarmente avvertita dalla collettività, specie da coloro, su tutti i bambini, gli anziani e diversamente abili, che non dispongono di mezzi di trasporto per raggiungere le contrade del monte o le altre spiagge lontane dal centro abitato. Fino a pochi anni fa, nel promontorio di Punta Izzo era attivo un poligono di tiro per lo svolgimento di esercitazioni militari con armi da fuoco. Oggi, nonostante la struttura sia di fatto dismessa, il sito non è stato ancora bonificato e si rileva la presenza di bossoli di vario tipo e calibro abbandonati tra le rocce. Nelle ultime settimane è emersa la notizia della possibile riattivazione del poligono militare, cui ha fatto seguito la momentanea smentita del comando di Mare Sicilia riportata da alcuni giornali locali. Nell'esprimere la nostra forte contrarietà alla ripresa di qualsiasi esercitazione militare nell'area in questione, vogliamo rivendicare la restituzione alla città del comprensorio costiero che da Punta Izzo si estende fino alle soglie di Capo Santa Croce, una vasta e preziosa porzione di territorio da più di un secolo destinata a uso militare, che presenta una notevole importanza per la ricchezza di valori naturalistici, etnografici, storici, archeologici e socioculturali. Legambiente avvia una campagna per la smilitarizzazione, la bonifica e l'istituzione di un parco naturale e culturale a Punta Izzo, allo scopo di riaprire questo spazio, renderlo fruibile e al contempo proteggerlo dalle speculazioni edilizie. E concludiamo con lo sport, con il grande evento mondiale che sarà presente in città fra meno di 20 giorni, cioè i campionati del mondo di canoa polo, servizio della redazione sportiva. È iniziato il conto alla rovescia a circa un mese dallo start per i campionati del mondo di canoa polo che si terranno a Siracusa dal 29 agosto al 4 settembre. Per la prima volta un grande evento sportivo che si svolgerà nel cuore della città, sullo specchio d'acqua tra i due ponti di Ortigia e il canale antistante la Capitaneria di Porto. 700 atleti e 30 federazioni internazionali. Sono questi i numeri della manifestazione che costituirà il giusto riconoscimento per quanti negli ultimi anni, con la loro attività agonistica, hanno permesso alle loro squadre di imporsi a livello nazionale ed internazionale. La città di Archimede sarà la meravigliosa cornice storica che ospiterà l'evento, per una disciplina non tanto conosciuta agli occhi del grande pubblico, ma sicuramente uno sport fantastico, ricco di spettacolo, sano agonismo e tante emozioni. Con lo sport si conclude questa edizione del Telegiornale. Grazie per averci seguito. Arrivederci e risentirci al prossimo appuntamento.